Alessio? Elena Testi? Elena Testi. L'inquinamento sta distruggendo il mare, anzi sta distruggendo il mondo. Plastica sta sempre più in aumento. E prende molto più plastica che pesci quando cali la rete. Ogni anno nel Mar Mediterraneo finiscono 570.000 tonnellate di plastica. È come se gettassimo 550 bottiglie al secondo. Il mare che vedete è quello della costiera amalfitana e qui si è deciso di comprare una spazzamare per pulire le acque. Questa è la plastica che abbiamo raccolto oggi dalla zona del porto di Cetara. Troviamo detersivi, uno scrassatore, sempre detersivi. Abbiamo raccolto 10-15 tonnellate di plastica in poco più di 35 giorni. Diciamo che ogni battello torna a casa dopo una estenuante e dura prova di lavoro con un cestello di questi pieno. Andremo all'analisi del fondale e attraverso questo schermo tu potrai vedere in diretta ciò che vede il drone. E in soli 2 minuti, grazie all'aiuto di un drone subacqueo, troviamo tubi, reti e bottiglie di plastica. Dal Mar Tirreno ci spostiamo nel Mar Adriatico e anche qui il cambiamento climatico sta facendo